Ciao ragazzi, allora, oggi è un po' nuvoloso, non avremo una luce ottimale, però volevo farvi vedere un pacchetto che mi è arrivato perché, vabbè, tra amiche YouTubers, amiche di Facebook, insomma, abbiamo deciso di farci uno swap barra regalino natalizio. E quindi praticamente io ho inviato un pensierino a Serena. E a me invece l'ho inviato alla nostra Lia, Agape Bijou, la conoscerete sicuramente su YouTube sotto questo nome. Vi voglio far vedere cosa mi ha inviato. Quindi levo il pacchetto e adesso ovviamente avevo scartato tutto, quindi era tutto bello impacchettato, molto carino, era veramente un pacchetto carinissimo. Però dentro a questa bustina carinissima, e se non sbaglio anch'io acquistai questo genere di bustine all'IKEA, quindi può darsi che sia anche dell'IKEA, ho trovato delle creazioni perché Lia ha pensato bene non di inviarmi una sola creazione, come più o meno abbiamo fatto tutte, una sola creazione del materiale creativo, un piccolo pensiero così, ma mi ha inviato ben più di una sola creazione e adesso ve le faccio vedere tutte quante. Primo, questo magnifico alberello di Natale. Anzi, lo apro così me lo vado a mettere sotto l'albero, cioè me lo attacco all'alberello, visto che tra l'altro il mio alberello è nelle tonalità del rame. E guardate quanto è carino, è graziosissimo. E questo è un pendente molto grande, ovviamente. Volendo si può anche indossare, volendo si può rifare in dimensioni anche più piccole, però questa qui è proprio una bella decorazione che mi voglio appendere all'albero. Molto molto carino. Poi vi faccio vedere un'altra creazione che mi ha inviato, è questa che è il portachiavi. Anche questo me lo metterò subito attaccato alle mie chiavi perché il mio vecchio portachiavi si è rotto proprio ultimamente, più che altro si continuava ad aprire e mi perdevo le chiavi, quindi direi che è il caso appunto di cambiarlo, visto che lei me ne ha regalato uno così carino, fatto in C-mail, io userò questo. Poi mi ha regalato ancora di creazioni, vi faccio vedere un angioletto, un ciondolino d'angioletto in pieno clima natalizio, questo è molto carino, veramente molto carino. E poi altre due creazioni fatte da lei che io ho adorato non appena ho visto. Ve le faccio vedere, riapro le bustine perché in realtà queste io le ho prese, le ho indossate e poi le ho rimesse nelle bustine perché mi piacevano troppo. Questa l'ho proprio messa, già messa. L'altra ancora no, ma la metterò presto. Allora, questo qui è uno dei suoi ciondoli, bellissimo. E questo qui, tra l'altro, è diciamo rifatto secondo uno schema che lei aveva fatto con degli orecchini. Il ciondolo è molto più grande, c'è questo componente centrale con la pietra ed è veramente meraviglioso. E l'accostamento di questi colori è bellissimo, veramente bello. Io, tra l'altro, le avevo fatti i complimenti per l'accostamento dei colori e lei giustamente me l'ha rifatto e me l'ha mandato così. Ma è veramente stupendo. Un'altra creazione che mi ha inviato e che è davvero magnifica, e la apro. Questa è l'unica che ancora non ho usato. L'ho provata, ma l'ho provata una volta e poi però ancora non l'ho messa. È questa qui, realizzata in wire, paste polimeriche e con questa pietra di vetro all'interno che è molto carina. È particolare la creazione e questo qui è un filo di alluminio flat color rame. E niente, e poi questo è un cordoncino molto particolare, non l'avevo mai visto questo cordoncino e ci sta veramente veramente molto bene. Guardate quanto è bella, a me è piaciuta tanto tanto, forse riesco a farvela vedere pure nei particolari così. Eccola, vedete questa pietra di vetro inserita all'interno, molto bella. Anche questa, le creazioni sono magnifiche. Adesso mi sposto, vi faccio vedere altre cosine che mi ha inviato. Ovviamente non si è limitata solo a questa serie di creazioni. Poi mi ha mandato un
Non lo apro perché adesso mi si sfascia tutto, ancora sto sistemando il mio angolo creativo, ho tutto in mezzo, quindi questa è l'unica cosa ordinata praticamente che ho, soprattutto per i fili, per i nastri, per i fili. Ho due cassettini per i nastri, fili, fettucce da sudascia che sono veramente orribili solo a guardarsi. Comunque mi ha mandato tutta questa serie di nastri. Come vedete, questi sono nastri di raso, questo è un cordoncino di cotone, questi qua sono simili al Alcantara, di diversi colori e di diverse misure. Molto, un'idea molto carina ho avuto, perché questi sono sempre molto utili. Questo è il bigliettino, ora non ve lo leggo, non ve lo apro, ma insomma all'interno ci sono scritte parole di amiche, proprio parole di amicizia le chiamerei, scritte con il cuore, e quindi di questo la ringrazio. Con questo bigliettino mi ha fatto emozionare, devo dire la verità. Vi volevo far vedere, anche per darvi qualche spunto se volete fare dei lavoretti, lei ha delle fustelline con le quali, vedete, decora semplicemente un foglio colorato. Questo è un foglio colorato scritto, ma diventa una letterina veramente molto graziosa. Allora, vi faccio vedere, ancora prima di farvi vedere il materiale che mi ha inviato, dentro questa bustina mi ha inviato un sacco di campioncini figosissimi da provare, e quindi io sono molto 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 contenta. Soprattutto mi ha mandato questo campione dell'Aveno, che non avevo mai provato, però a me i prodotti dell'Aveno mi piacciono un sacco, che è anche per la pelle secca, quindi poi mi andrò anche a studiare gli inci, ovviamente, perché io sono un po' fissata su queste cose. Però i campioncini sono sempre molto carini e fanno anche comodo, soprattutto per chi viaggia. Allora, vi faccio vedere le cosine che mi ha inviato il materiale. Allora, mi ha inviato questi graziosissimi segnalibri. Non sono grandi, sono piccoli, ma sono tutti lavorati all'interno. Guardate, ve li faccio vedere. Eccoli qua. Vedete? Sono molto molto carini. Io ce li ho più grandi, e quindi questi piccoli mi mancavano. Poi mi ha inviato questi bicono, che sono il colore, direi, che si avvicina, forse è erinite il colore. Non è smeraldo, è molto un po' più leggero, è anche leggermente più scuro. Comunque è molto bello e ha dei riflessi AB che sono molto particolari, vedete? Mi piace moltissimo questo colore. Poi mi ha inviato queste farfalline in grigio metallico, direi hematite. Non so se si vedono bene. Poi mi ha inviato, vediamo un po', ma tante cose, ragazzi. Ah, questi magari ve li tiro fuori, ci sono qui dentro delle gocce e dei componenti. Questi scambi sono anche molto, secondo me, molto carini, perché tra creative ci si scambiano magari materiali che non si avevano. Guardate questo cuore quanto è bello, io non ho mai visto un cuore così. Poi mi ha inviato questi qua, questi sono degli chandelier per orecchini. E queste bellissime gocce, che io tra l'altro così grandi non ho, e quindi mi fanno molto comodo. Li lascio qui e vi faccio vedere dell'altro. Allora, vi faccio vedere, questi qui sono delle Twin Beads, sempre matite, molto lucide però, mentre queste sono opache. Sì. Poi mamma mia quante cose, ragazze, sono tutto fuori. Allora, dentro a questo sacchettino ci sono delle perle. Allora, queste sono due gocce di pietra paesina e sono molto belle, devo dire molto belle. Ci farò qualcosina sicuramente. Io non so se riuscite a vedere i colori, perché purtroppo oggi con questa luce sono un po' falsati. Poi queste qui sono delle madreperla. Queste sono grigio scure con delle striature interne, non so se riuscite a vedere, sono molto belle le striature, eccole, eccole qua. E questi qua sono dei cerchi, eccoli qui, molto belli anche questi. Tra l'altro, appunto, come vi dicevo, quando ci si scambiano materiali tra creative, spesso e volentieri ci si scambiano materiali che non si hanno, quindi fa sempre piacere avere dei materiali diversi. Allora, qui ci sono dei cabochon. Questi sono dei cabochon che ha fatto lei, eccoli qua,
E se non sbaglio, fece vedere anche dei video dove appunto faceva questi cabochon, li colorava con delle polveri. Io ovviamente sono molto poco pratica di paste polimeriche, quindi vi dico una stupidaggine, se quando dico polveri può darsi che non lo sia. Però poi mi ha mandato questi cabochon carini, molto carini, questi qua con la bandiera. E poi che mi sono piaciuti perché non ce ne ho di questi generi, quindi è un genere diverso da quello che solitamente io compro, mi fanno piacere. E queste goccioline bellissime che sono in resina e sono questo, non è blu petrolio, ma è un celeste petrolio comunque, molto, è molto, cioè sempre su quelle tonalità petrolio però più chiare. Queste pure sono bellissime. Poi vi faccio vedere delle chiusure. Mi ha mandato un sacco di roba, non si è regolata. No, vabbè, va benissimo, il regalo ovviamente è bene accetto. E lei, io so che ha fatto, cioè mi ha mandato moltissimo, però so che l'ha fatto con il cuore, quindi non può che essere ben accetto. Allora, queste qua sono delle chiusure, eccole qua, che me le ha mandate, sono 5 chiusure. Anche queste particolari di questo genere non ne ho. Vi faccio vedere un po' di componenti che mi ha inviato dentro questi sacchetti. Anche qui la maggior parte dei componenti non ne ho, anche le filigrane, lei me ne aveva mandati anche in un altro scambio, non ricordo mi aveva mandato altre filigrane. Io non sono una che compra le filigrane, anche se mi piacciono, devo dire, quindi le sue mi piacciono molto. Allora, ci sono degli accetti da cellulare, adesso mi cadono. Poi queste bellissime filigrane, eccole qua, molto belle. Questa rosa, tra l'altro io di queste rose ne ho dei componenti invece piccoli, quindi va bene, mi fanno piacere. Ah, questo pezzo di catena con il quale ci si può fare qualcosa di bellissimo con i metalli, secondo me, perché insomma bisogna far spaziare un pochino l'immaginazione, ma è una catena meravigliosa, sono dei componenti meravigliosi. Ops, dei componenti veramente bellissimi, guardate. Poi questi due cerchi che mi possono servire per fare qualcosina, anche lavorare in big stitch, cose così. Ancora un altro spezzone di catena che uguale ha dei componenti molto carini da utilizzare. Altri laccettini, poi ecco, avevo altre di queste basi, mi ha mandato, anche qui ce ne aveva inserite due. E queste perlozze che sono sempre di resina, credo, perché sono leggerissime, tutte lavorate, guardate. E anche queste sono un buon materiale da lavorarci sopra, bisogna vedere. Poi vi faccio vedere un pacchettino immenso di charms e anche, vedete, questo qui è un componente, per esempio questo componente io non l'ho, non ce l'ho. Questi cuori bellissimi, eccoli qua. Poi mi ha mandato queste foglioline, ce ne sono diverse nel pacchettino adesso. Ah, un dragone, questo non l'avevo visto. Un dragone. Poi ancora altri, molti altri, vedete, questo genere qui, la manina, il fiore, ce ne sono altri, ovviamente. Io adesso ve ne faccio vedere solamente uno. Questi fiori sono veramente molto belli. Poi qui c'è una bimbina, una bambolina, altri fiorellini più piccoli. Insomma, bene, queste sono tutte quelle che abbiamo già visto prima, ce ne sono moltissimi. Ah, ancora, ultima cosa che vi faccio vedere. Talmente tante che veramente non è, ogni volta le riapro e le riguardo. Vi faccio vedere questo meraviglioso cabochon Swarovski che mi ha inviato, che è un colore meraviglioso, meraviglioso. E questo è destinato ad una bella creazione. E ancora me la devo disegnare, però va bene, in testa ho qualcosa. Il problema è trovare il tempo, come al solito. E poi dentro a questo bigliettino mi aveva inserito degli chaton bellissimi, crystal,
Sono veramente stupendi, guardate anche insieme che colore, bello, sono belli, 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 belli. E mi piacciono molto gli chaton, quindi la ringrazio, veramente mi ha sorpreso, mi ha mandato troppe cose, troppe. Bastava molto di meno. Va bene, io la ringrazio, ovviamente ringrazio lei, ringrazio tutte le ragazze che hanno partecipato allo swap perché ci siamo divertite. E come al solito, il bello del creare è divertirsi insieme ad altri che creano insieme a te. Quindi è nato un bel rapporto di amicizia, in cui ci si sente tutti i giorni. Oddio, a volte no, però insomma, si cerca di rimanere tutti in contatto tutti i giorni e questa è una cosa veramente molto bella. Che dà una bella spinta nella vita, anche nella creatività, perché ovviamente è sempre meglio essere in compagnia. Va bene, io vi saluto tutti e vi ringrazio. Un bacione a Lia, grande, 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 perché è stata veramente molto carina con me. Ciao Lia, ciao a tutti e buon Natale!